Farmacista subisce un furto e pubblica la foto del ladro su Facebook. Gli altri che avrebbero fatto? Sì, forse l'avrei fatto anch'io per dare la possibilità agli altri di capire e sapere. Non lo so, penso più di no che di sì, perché comunque è sempre qualcosa di rischioso, va di mezzo al tuo locale, sarei pure scemo a dirlo, però è così, non mi sento protetto a tal punto di aver fatto vedere delle immagini su Facebook. Probabilmente sì, dipende dagli eventi, magari l'esasperazione ti porta anche a fare qualcosa che nella normalità non faresti mai, però non mi sento di condannare chi ha fatto ciò che ha fatto, sono in parte d'accordo con lui. Sì, perché forse bisogna dare una risposta, perché forse bisogna cominciare a fare qualcosa. Non possiamo essere allo sbando, senza controlli, senza niente. Lascia il mondo come sta. No, perché rischierei una denuncia e ovviamente non lo farei. Certo sia che queste immagini le avrei portate ovviamente alla polizia e le forze dell'ordine avrebbero fatto ovviamente il loro dovere. Alla fine siete sempre a contatto col pubblico e di queste cose ve ne capitano un po' tutti i giorni? Sì, ne capitano. Noi non abbiamo telecamere qua, però ne abbiamo subiti di furtarelli. Ora basta. Sì. Sì, è inutile nascondere ciò che è l'evidenza, è un continuo stare allerta, quindi poi magari reagisci, ripeto, nel modo meno opportuno, purché sia nei limiti, nei modi leciti. Siamo tutti esasperati, da me nella mia attività sono entrati dal terrazzo e mi sono trovata quando ho aperto lo studio, tutte le scatole aperte, tutti i cassetti aperti, hanno cercato solo le monetine, cercavano soldi. Lasciamo perdere chi entra, ma io mi sono vista persone che avanzavano verso la cassa e ho il cane, è piccolino, però abbaiando in qualche modo li ha spaventati, ma sono stati tanti. Io sono costretta a una certa ora a chiudere, ad andare via, anche se ho bisogno di fare magari contabilità perché ho paura.